delle opere di Alan Concas, che come dicevo prima, se dico qualche inesattezza può liberamente correggermi senza problemi, assolutamente. Qui siamo, ovviamente, qui la differenza è netta, no? Quindi cambio totale di soggetto, cambio totale dell'uso del colore e anche della concezione spaziale e formale delle opere. Allora, qui abbiamo delle opere, ovviamente sempre in ambito figurativo, dove l'artista rappresenta in modo molto netto, molto incisivo e anche con un grado di sintesi impeccabile gli atti, alcuni attimi chiave legati alla forza del sentimento, no? Quindi, ad esempio, parlando delle due opere centrali, che hanno entrambe lo stesso titolo, tra l'altro, sono separate da 4 anni. In 4 anni poi si vedono anche le differenze. Si può vedere come queste due figure, che sono ritratte ovviamente pochi istanti prima di un avvicinamento, di un bacio si suppone, hanno la forza che questi volti, che non sono neanche visti completamente, riescono a sprigionare soltanto con il gioco di sguardi e il gioco di posizionamento dei loro rispettivi lineamenti. Il tutto poi è completato dal linguaggio dei colori dalla struttura linguistica dei colori che l'artista ha messo in gioco. Quindi questa divisione dello spazio per quadrati dai toni a volte opposti, a volte complementari, a volte ravvicinati, che appunto contribuiscono maggiormente a un linguaggio sintetico che al tempo stesso è ultra sfaccettato ma anche molto focalizzato. È appunto il tema della suddivisione in quadrati, lo si vede benissimo anche in April 2020, un'altra opera ricchissima di carica emozionale, perché si può intuire come questa ragazzina si senta dopo quasi 3 mesi di lockdown, no? In aprile 2020 siamo quasi al sospirata riapertura, prima riapertura. Quindi vedete questa ragazza che sembra quasi un'espressione quasi da reclusa, no? E guarda, vedete anche qui il gioco della semplicità, no? del tono del colore, no? La grande maestria nella resa del soggetto e in questo caso la presenza di 3 colori, no? Di cui 2 di base, giallo, rosso e bianco. E poi l'estrema sintesi anche in Games, no? Questo gruppo, no? Di bambine che giocano. C'è più sintesi, la maggior sintesi e soprattutto dove c'è sintesi e tra virgolette semplicità c'è essenza, c'è chiarezza, no? Azzurro, giallo e rosso, semplice, però alla fine nella semplicità il messaggio passa forte e chiaro, anzi direi fortissimo e chiarissimo. E in questo caso, come sempre, no? il suggerimento barra la dritta che posso dare è, primo, magari chiedere all'artista, perché abbiamo la fortuna di averlo qui, no? E poi, anche in questo caso, cercare di vedere e di capire, no? Se c'è una corrispondenza tra quel preciso punto e il colore, magari confrontarlo con la stessa area cromatica di un altro dipinto. Detto questo, adesso facciamo uno spostamento e...